Francesco Alberoni, il volo nuziale. Tra l'emancipazione dalla bellezza e il rango erotico è costituito da numerosi componenti che cambiano da società a società nel corso della storia. Per un tempo immemorabile è stata apprezzata soltanto la bellezza della donna giovane e sana. È stupefacente ricordare l'età delle grandi eroine della storia e dell'arte. Eloisa aveva 16 anni, Beatrice di Dante 14, Giulietta 14, Butterfly 15, Rossella di Biancolvento 16. È la stessa età delle nostre adolescenti, nel momento del loro risveglio amoroso, dei loro sogni, del loro volo nuziale. È stato quello per molti millenni il momento incantato, il momento in cui, se non erano stati stipulati contratti matrimoniali fin dall'infanzia, la bellezza poteva mostrarsi, affascinare chi sta in alto. Come ha fatto Eloisa con Abelardo, come ha fatto Ilaria del Carretto con Paolo Guinigi. È la bellezza della donna che mette in moto il primo timido affacciarsi della preferenza erotica individuale, il primo contropotere all'ordine dello scambio familiare. L'uomo potente, sollecitato dalla bellezza erotica, viola la consuetudine. Viola le consuetudini, scusate, impone la sua volontà. La donna però può solo mostrarsi, farsi scegliere. Non può agire, compiere degli atti per aumentare il suo valore. Questo valore si basa su qualcosa di puramente naturale, un certo corpo, un certo volto che non ha costruito lei stessa, che si è trovata, che ha ereditato insieme allo status sociale. Essa viene lo status quo, essa viene apprezzata, amata non per qualcosa che ha fatto e meritato, ma per ciò che è, per come è sbocciata naturalmente nella primavera della sua vita. Spesso la fanciulla è stata paragonata a un fiore, alla sua naturalità, al miracolo del suo fiorire. L'uomo no, all'uomo si è sempre chiesto di agire, di distinguersi, di affermarsi, di conquistare il suo valore sociale ed erotico. Il cavaliere è un prodotto della sua volontà, dell'assiduo esercizio della ginnastica e delle armi, delle prove di coraggio, delle capacità dimostrate in guerra. Porta su di sé tutti i simboli di ciò che ha meritato personalmente e aspira a un riconoscimento erotico proporzionale. La gloria significa anche amore, la saga dei romanzi cavallereschi unisce strettamente la gloria e l'amore, anche in una società di ceti ereditari. L'attrattività maschile è qualcosa che si può acquisire, almeno in parte, con la volontà, con l'attività, con il merito. Le favole parlano di principesse bellissime chiuse in un castello o addirittura addormentate nel mezzo di un bosco incantato. È il cavaliere che deve cercare, vincere gli ostacoli, superare le prove. Se vince, otterrà la bellezza e regna l'amore. Alla donna questa strada è preclusa, non può salire socialmente attraverso i suoi meriti pubblici. Solo il trucco, l'abbigliamento, il gesto, la conversazione. Tutte le arti che servono a piacere costituiscono un progresso rispetto alla situazione originaria e naturale. Queste cose sono state importanti, anzi sono state uno strumento fondamentale nell'affermazione della soggettività. Dell'affermazione, scusate, della soggettività, della libertà interiore femminile. La donna capisce che con la maestria, l'arte, può diventare molto più seducente di quella che è naturalmente bella. L'uomo, di conseguenza, la sceglierà non per ciò che le è stato donato, ma per ciò che lei stessa ha acquisito, con la sua volontà, con la sua attività intelligente. L'uomo, però, non è cosciente del suo merito, non la elogia per il capolavoro che lei ha fatto di se stessa. Anzi, quando si accorge che la bellezza è frutto del lavoro, della volontà, si turba, la dichiara un artificio, un'innaturalità. Per secoli il moralismo maschile si è accanito contro questa embrionale affermazione della libertà femminile. La cosmesi, l'abbigliamento, la musica, la danza, la conversazione sono stati accettati e sono diventati parte costitutiva del valore solo quando esprimevano il ceto e il potere. Se ne erano dissociati, diventavano peccaminosi. E
venivano circoscritti ritualmente, isolati socialmente. Circus, forse volevo dire circonciso. In Europa la cortigiana, come in Giappone la geisha, poiché hanno una bellezza, un fascino indipendente dallo status ereditario, vengono neutralizzate e rese innocui con l'isolamento. Solo la nobildonna, la contessa, la marchesa, la principessa possono vestire in modo vistoso e eroticamente stimolante, perché l'artificio in questo caso è appropriato al ceto. Il valore sociale, la superiorità di ceto genera anche una superiorità estetica immediata, diretta. La donna aristocratica è considerata più bella qualunque vestito indossi. Più bella ancora, naturalmente, quando indossa il vestito che le compete. Nella borghesia acquistano un valore estetico erotico estetico, scusate, anche le qualità morali. La bellezza viene descritta come virtù, modestia, riservatezza, pallore, pudore, gentilezza, fragilità. Sono però almeno in parte qualità connesse all'età, all'educazione e alla certezza. Descrivono la signorina di buona famiglia, non la contadina, la servotta. Guarda, si innamora di lotte, quando la vede circondata dai fratellini come una dolcissima giovane madre. Quindi qualità connessa alla famiglia, alla quotidianità domestica, a ciò che costituisce una buona moglie e una buona madre. Al di là continuano a esserci l'artificio, il trucco e quindi la tentazione, il peccato. Tutto ciò rispecchia la situazione sociale della donna che può affermarsi socialmente solo con le sue virtù, scusate, domestiche attraverso il matrimonio. Non può fare carriera militare, acquisire notorietà artistica, scientifica, prestigio professionale, non può nemmeno creare liberamente la sua bellezza. Questa situazione muta a livello di massa solo nel XX secolo quando crescono i redditi. Si riducono gli orari di lavoro e diminuisce il peso dell'attività domestica. Quando aumenta la mobilità sociale in generale per i maschi e per le femmine, quando si affermano i mezzi di comunicazione di massa, in particolare il cinema. Per la prima volta la bellezza si svincola dallo status, sia essa il ceto e la ricchezza, ed esplode in se stessa, dallo status sociale, magari, voleva dire, sia essa il ceto e la ricchezza, ed esplode in se stessa, si afferma come valore. È il momento dei concorsi per le miss, pura celebrazione della bellezza fisica in quanto tale, ed è anche il momento in cui questa bellezza diventa un fattore di mobilità sociale grazie al cinema. Essa assicura tutto, la ricchezza, la fama, l'immortalità. Anche il matrimonio con gli uomini più belli, più famosi e più potenti. Marilyn Monroe, quella che la collettività indica come la più bella, sposa Judy Mancio, il grande campione sportivo. Poi Arthur Miller, il famoso intellettuale, infine diventa amante del più amato dei presidenti, John Fitzgerald Kennedy. La bellezza è sempre stata ricercata, ma nell'epoca nobiliare doveva essere associata a un titolo, a uno status. In quella borghese ha una certezza, è una virtù. Nella società di massa è desiderata per se stessa, come bellezza pura, si costruiscono così due scale di rango in qualche modo corrispondenti. Da un lato per il maschio la ricchezza, il prestigio e il potere, dall'altro per la femmina la bellezza e il fascino. In questo possono giocare ormai l'arte e l'artificio, l'abbigliamento e la cosmesi. E fra le due gerarchie c'è una corrispondenza più univoca. La più bella sposerà il più potente. Il più potente avrà la più bella. E c'è anche un embrionale affermarsi della professionalità femminile nei settori in cui è importante il corpo, la fisicità, la danza, il teatro, il cinema. Fa la sua comparsa a livello di massa, la diva come oggetto di desiderio e di imitazione. La ragazza giovane e bella, in questo momento storico, viene immediatamente cercata e corteggiata. Non è solo la famiglia, è l'intera società che la stimola a guardare in alto, il più in alto possibile. Perché il massimo delle possibilità le ha mentre è giovane, giovanissima, poi inevitabilmente diminuiranno, tutte perciò si accingono al volo nuziale. Seguiamo adesso la storia del valore erotico del maschio. Nell'epoca nobiliare il suo valore erotico dipende dal ceto, ma ha davanti a sé anche la possibilità di un'affermazione personale nella politica o nella guerra. Al ceto e alla...
È la gradevolezza dell'aspetto, si aggiunge perciò la fama diventa carattere sessuale secondario. Con lo sviluppo borghese è successo il personaggio.